Welcome, everybody, to this video on social services. Here, two lawyers, Marco Bombardelli and Silvia Pellizzari, talk about the differences between social and economic services and the principle which should guide management in the public and private sphere. I hope you will like it. Tutti i servizi pubblici sono attività di prestazione. Per tutte le attività di servizio pubblico è presente un'attività di predisposizione, di erogazione di servizi rivolti agli utenti per soddisfare i loro bisogni. In alcuni casi però l'attività che viene svolta è un'attività suscettibile di sfruttamento da parte del mercato, cioè un'attività in cui i servizi che vengono prodotti eh, potrebbe trovare eh, degli acquirenti anche eh, sul mercato. Inoltre all'interno dei servizi che vengono erogati noi troviamo delle tipologie di servizio pubblico che si prestano ad essere gestite ed erogate eh, con modalità di tipo industriale, cioè eh, attraverso dei eh, prodotti standard e attraverso delle tecniche di produzione eh, industriale. In tutti questi casi noi parliamo di eh, servizi di natura economica, perché per quell'attività di servizio eh, è riscontrabile un valore eh, di natura economica. In altri casi invece le attività di prestazione che vengono eh, poste in essere non hanno questa caratteristica. O, quantomeno, non si qualificano per questa caratteristica, ma come eh, prestazioni rivolte eh, alla persona, in particolare per eh, garantire eh, e tutelare eh, i diritti, in eh, particolare i diritti sociali della persona, e eh, per eh, realizzare quell'esigenza di eh, rimozione eh, degli ostacoli di ordine economico e sociale che, in base all'articolo 3 della nostra Costituzione, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Quindi, ci sono tutta una serie di attività che sono state definite eh, da un decreto legislativo di una ventina d'anni fa, come quelle attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno o di difficoltà che la persona umana incontra eh, nel corso della propria vita. Attività che vengono svolte da una pubblica amministrazione eh, a favore dei cittadini anche eh, in una serie di situazioni per cui non ci sarebbe la possibilità di ipotizzare una ehm, collocazione, un'allocazione di quei beni e di quei servizi attraverso il mercato. Naturalmente questa distinzione deve tenere eh, presente eh, un aspetto che oggi è molto importante, che se si parla di attività economiche suscettibili di sfruttamento da parte del mercato, eh, a queste attività si applicano eh, le regole della concorrenza e quindi in molti casi la gestione pubblica eh, dei servizi, soprattutto dei servizi di natura economica, oggi ha lasciato eh, il campo a una serie di interventi che prevedono anche la presenza dei soggetti privati. Questo mh, per i servizi di natura economica trova una sua giustificazione, trattandosi appunto di servizi di per sé suscettibili di studiamento da parte del mercato, per i servizi sociali eh, questo viene a creare una serie di problemi. Non tanto per il fatto che i servizi... Eh, vengano erogati sul mercato. Abbiamo detto che si tratta di servizi alla persona che per loro natura non trovano una loro, una loro possibilità di eh, collocazione attraverso il mercato, quanto piuttosto per l'individuazione dei soggetti che gestiscono questi servizi, perché oggi è possibile che questi servizi vengano gestiti anche con la collaborazione di soggetti privati e può darsi che i soggetti privati che aspirano a gestire i servizi sociali, per poter gestire i servizi, siano in concorrenza tra di loro rispetto all'amministrazione che ha il compito di garantire l'erogazione dei servizi. E in questo caso non c'è una concorrenza nel mercato, ma deve essere realizzata una concorrenza per il mercato. E ovviamente, nell'ambito dei servizi sociali, questo crea molti problemi perché, da un lato, viene messa in evidenza la esigenza di garantire comunque i servizi e di soddisfare comunque i bisogni. Dall'altro lato, però si dice attenzione perché i soggetti che intervengono tra di loro possono essere in concorrenza per poter arrivare all'erogazione e oggi uno dei temi cruciali nell'ambito dei servizi pubblici è proprio questo, capire come possono essere gestiti i servizi sociali garantendo al tempo stesso la soddisfazione dei bisogni dei cittadini e le regole della concorrenza per l'accesso alla, eh, al mercato, diciamo così, eh, in senso lato, al quasi mercato della loro erogazione. le principali differenze tra servizi pubblici economici e sociali risiede proprio nella identificazione dei principi che devono ispirare le relazioni tra soggetti pubblici e soggetti privati nella gestione degli stessi. Nei, so nei servizi pubblici economici prevale una logica essenzialmente competitiva e l'amministrazione deve garantire un'ampia concorrenza tra gli operatori economici che si contendono l'accesso al mercato rappresentato dal contratto pubblico. Si ritiene che in questo modo eh, si possa raggiungere un equo bilanciamento tra costi e benefici economici a beneficio tanto dell'amministrazione quanto degli operatori economici quanto poi degli utenti. E nei servizi pubblici sociali, invece, una valutazione in termini di costi-benefici non è sempre così agevole per due ordini di ragioni, principalmente perché eh, nel campo del, dei servizi sociali le prestazioni non sono standardizzabili e in secondo luogo perché l'obiettivo primario è il pieno sviluppo eh, della persona umana eh, nella sua individualità. Per queste ragioni, soprattutto negli ultimi anni, si è fatta strada una logica essenzialmente collaborativa, e quindi l'amministrazione è indotta a eh, coprogettare insieme ai soggetti privati, che molto spesso sono esponenti del terzo settore organizzato, proposte condivise sia in termini di contenuto eh, delle prestazioni, sia in termini di risorse disponibili. La selezione quindi di queste proposte condivise deve tener conto in via prioritaria della conoscenza del contesto territoriale, dei problemi sociali che riguardano tale contesto e della qualità delle soluzioni eh, presentate. Ecco quindi che il legislatore, eh, sia nazionale e sia europeo, consentono, nel settore dei servizi sociali, in maniera molto evidente, un'attenuazione del principio di libera concorrenza, quando sia necessario garantire in via principale quello più ampio di inclusione sociale dei soggetti svantaggiati.